Gli hotspot, che, come già spiegato, sono dei punti di interazione che compaiono vicino agli elementi durante la progettazione, permettono la modifica della composizione in modo rapido, senza dover necessariamente ricercare i codici da inserire. Sarà il programma che effettuerà il cambio dei codici automaticamente, a seconda delle modifiche effettuate dall'utente. Cliccando sul più della parete verranno mostrate le famiglie del catalogo che si sta utilizzando. Il concetto rispecchia esattamente quanto visto nei filmati precedenti con gli elementi della planimetria. Si andranno prima a posizionare e a modificarli successivamente. Seleziono la famiglia delle basi, angolo, anta sinistra dispensa cottura. Una volta cliccato, l'elemento verrà automaticamente agganciato nell'angolo di sinistra. L'elemento rimane selezionato e tramite il più del consigliato inserirò gli elementi successivi. Clicco su Basi e inserisco una base normale. Mi verrà chiesto se posizionarla a destra oppure a sinistra, in quanto le due posizioni non sono occupate da nessun elemento. La posiziono a destra e confermo. In questo caso verrà chiesta la variante di apertura e la confermo. Aggiungo un'ulteriore base. E tramite l'apposito tag ne modifico la tipologia in base a lavello, con cassetti e cesti. Tramite il tag della lunghezza la porto a 900 mm. Aggiungo ora la base elettrodomestico che conterrà la lavastoviglie che selezionerò dall'apposito tag. Infine aggiungerò una colonna che modificherò in colonna frigo selezionando l'elettrodomestico. Selezionando nuovamente la base ad angolo, potrò continuare l'inserimento delle basi dall'altro lato, inserendo altre due basi. La seconda conterrà un cesso estraibile e si ridurrà a 300 mm. Aggiungiamo un'altra base L900 che modificheremo in base per piano cottura con un cesto e due cassetti.
Infine, a sinistra della base appena modificata, inseriremo la semicolonna per il forno. Per l'inserimento dei pensili, clicchiamo sul più della parete e procediamo allo stesso modo. Selezionandolo con il mouse e tenendolo cliccato con il tasto sinistro, lo posso muovere e posizionare nell'angolo di sinistra. La linea gialla che appare sulla parete rappresenta l'altezza standard di inserimento dei pensili prevista a catalogo. Modifico il pensile in base alle mie esigenze. Eventuali informazioni importanti riguardante quell'articolo verranno mostrate tramite degli avvisi. Il pensile non è a filo con la base angolare. Tramite la freccia di destra posso eseguire il fuori misura del pensile, agganciandolo alla base più vicina. Sarà il programma che automaticamente rileverà la misura. I pensili restanti potranno venire aggiunti utilizzando il più da un altro pensile, oppure tramite le basi sottostanti. In questo caso utilizzo il più della base sottostante. Sopra la base lavello un altro pensile. Che porterò a 900 mm tramite la freccia rossa di destra. In questo caso non verrà effettuato alcun fuorimisura, in quanto la lunghezza di 900 è una delle misure di serie. Il pensile verrà solamente sostituito con quello più lungo. E tramite i tag diventerà un pensile scolapiatti. Infine inserisco un pensile battente. Prima di procedere, verifico con l'asterisco le aperture dei frontali ed eseguo le opportune modifiche.
nascondo i frontali. Il tasto rapido da tastiera è la F, ma posso farlo anche selezionando un elemento qualsiasi e cliccando sull'apposito pulsante. Inserisco il portaposate nella base del piano cottura e un cesto in uno dei moduli di spesa. A questo punto eseguo un cambio codice selezionando Applica agli elementi vicini. In azzurro verranno mostrati tutti gli elementi interessati dalla modifica. Cliccando, la base verrà sostituita con quella della misura selezionata e verrà sostituito anche il cesto. Gli altri elementi verranno spostati automaticamente. Rimetto i frontali. Allo stesso modo ridimensioniamo anche la base da 600 sull'altra parete, portandola a 400. Attiviamo Applica agli elementi vicini e notiamo che un pensile viene evidenziato di rosso. Questo tipo di pensile con le ante a pacchetto non è disponibile nella misura di 400 mm, ma solo da 450. Lo modifichiamo in un pensile battente sinistro e a questo punto la modifica della base sottostante includerà anche quel pensile. Alziamo ora tutta la composizione a 120 mm da terra. Dalla colonna forno aggiungiamo il fianco di finitura a terra. Tramite il consigliato degli elettrodomestici inseriamo il piano cottura dalla relativa base. E il lavello. Dal consigliato del lavello inseriamo il miscelatore. Infine, il calcolo dei piani top degli zoccoli potrà essere lanciato da una base o una colonna qualsiasi.
Nel caso del piano top, viene rilevato l'angolo e verrà chiesto il tipo di aggancio. La composizione è terminata. Le eventuali modifiche alle finiture verranno svolte sempre tramite gli hotspot. Possiamo modificare la finitura di una sola anta tramite il cerchio della variante di finitura. Oppure applicare la modifica a tutto il progetto. Infine, la variante del fianco di finitura è consigliata automaticamente in base al valore dell'anta. Abbiamo realizzato una composizione senza utilizzare il menu dell'Esplora Catalogo.